campionato. Mister? Sì, buonasera a tutti. Per me sono state tre stagioni bellissime, tutte e tre eccezionali, indimenticabili, probabilmente irripetibili. E mi auguro che si possano ripetere, ecco, molto, molto presto. Anch'io faccio chiaramente gli auguri, tantissimi auguri di buon compleanno ai fedelissimi. Mi dispiace di quello che insomma è accaduto in questa stagione. Mi auguro, ripeto, che si creino le condizioni giuste, quelle veramente giuste, affinché il calcio possa ritornare a Nardò e dare le soddisfazioni e i successi che voi tutti meritate. Grazie, mister. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Stefano Enrico, protagonista, no, l'ultimo ma non il minore, si dice, dell'ultimo, quattro, anzi. Come ultimo avevo poco da dire, no? No, assolutamente no. Ognuno ha vissuto la sua annata in una maniera diversa, perché poi dal punto di vista emozionale uno le vive in maniera molto personale. Si pone di fronte alla stagione, ai tifosi, alla gente che conosce, beh, ai obiettivi, ai programmi, voglio dire. Ecco, la tua com'è stata? Ma il fatto che l'ambiente di allenatori contagia, non solo me, ha contagiato tanta gente, figura di me che sono umile, no? Però a parte questo, dico, io mi sembra un ricordo immenso, nel senso di essere, sono stato persone che mi hanno veramente aiutato in un momento particolare, perché iniziavo ad allenare, per cui è stata una tappa fondamentale. Salvarsi con una squadra giovane fu una grande soddisfazione, ma a parte questo penso che stasera credo è doveroso farvi gli auguri, ringraziarvi per l'invito e devo dirvi di essere onorato di aver vissuto una serata speciale con voi, perché qua è tutto speciale, come speciale è stato il mio anno che ho allenato qua, e con tutto il cuore vi faccio gli auguri speciali affinché quanto prima tornate al calcio più Piemonte, che questa città, questa società, questa città lo merita. E il Salento non può fare meno di Nardò, cioè, certo. Il calcio salentino e il calcio anche nazionale, perché Nardò è stato anche direttore nazionale, per cui veramente con tutto il cuore vi faccio veramente un immediato ritorno quanto prima del calcio che conta, perché senza di voi non possiamo stare. Grazie. Antonio.